Paola Caruso, ecco perché non mi piace più Luca Onestini. Pomeriggio 5, Paola Caruso spiega perché non è più interessata a Luca Onestini dopo il Grande Fratello VIP. Paola Caruso sembrava più determinata che mai a conquistare Luca Onestini. Ma il primo incontro tra i due, avvenuto a Milano subito dopo la fine del Grande Fratello VIP, non è andato nel migliore dei modi. C'entra forse Ivana Mrazova, la modella ceca con la quale l'ex tronista di Uomini e Donne ha stretto un forte legame? Non proprio. La Bonas di Avanti un altro ha spiegato a Barbara D'Urso, durante l'ultima diretta di Pomeriggio 5, di aver trovato Mister Italia troppo piccolo e immaturo per i suoi gusti. Dunque, la famosa differenza d'età che il fratello di Luca, Gianmarco Onestini, aveva evidenziato a Paola ha avuto la meglio. L'ex fidanzato di Soleil Sorghè ha infatti 24 anni mentre la Caruso ne ha già 32. Le dichiarazioni di Paola Caruso dopo l'incontro con Luca Onestini. Luca è un po' bambino, è piccolino di testa. Io voglio un uomo, ha fatto sapere Paola Caruso in TV. Nonostante questo, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi si è dichiarata contenta del sentimento che sta nascendo tra Onestini e Ivana Mrazova. Paola ha avuto il piacere di conoscere pure l'amica di Giulia Delellis e la trova una ragazza carina e gentile. Sono contento che Luca stia con Ivana. Sono fatti l'uno per l'altra, si somigliano, ha assicurato la Caruso. Che, quindi, dopo aver corteggiato Luca con tanto di aereo volato sulla casa del Grande Fratello VIP, torna a casa con un in mano un pugno di mosche. L'ennesimo per la calabrese che solo qualche mese fa a Supervivientes aveva provato a far capitolare un altro tronista, Ivan González di Mujeres Y Hombres, edizione spagnola del fortunato format ideato e condotto in Italia da Maria De Filippi. Paola Caruso, una vita privata difficile per la showgirl. Paoletta non ha mai avuto vita facile in amore. Ha sempre vissuto amori intensi e tormentati e soprattutto finiti male. Prima di Luca Onestini ha avuto una relazione con un altro protagonista del Trono classico, Luca Speracchi. Il rapporto è finito però in maniera burrascosa, con ripicche e frecciatine velenose a mezzo stampa tra i due.